Volontari per un giorno è un'iniziativa molto bella perché propone il volontariato, l'esperienza di servizio, di mettere a disposizione il proprio tempo, le proprie competenze a tutti e per un giorno. Quindi sostanzialmente dice è una cosa bella, prova e vedrai che ti piacerà e servirà per la tua vita. Questo è un messaggio molto importante, è un messaggio che noi dobbiamo dare a tutti perché è un po' il nocciolo di quello che è lo sviluppo della cittadinanza attiva, dell'essere cittadini veri, cittadini un po' speciali perché non solo rispettano le regole e fanno i loro interessi, ma si occupano anche delle cose di tutti. E questa è la cosa bella che fa star bene le persone e fa star bene anche le città e il nostro paese. Questa iniziativa che nasce dalle imprese, dalle associazioni, quindi nasce dalla parte viva delle nostre città, si inserisce bene in quello che il Comune di Milano ha voluto scegliere nella sua nuova amministrazione, cioè di dedicare un assessorato anche al volontariato, alle associazioni, non solo perché le associazioni possono svolgere dei servizi molto utili per il sociale, la cultura, il verde, l'ambiente, tutte queste attività, ma soprattutto perché fare volontariato, fare associazione, cioè trovarsi insieme con altre persone, dedicare del proprio tempo, le proprie competenze che uno ha imparato nella propria vita o vuole mettere a disposizione, è un aspetto che interessa le istituzioni. A noi piace rivolgerci ai giovani, agli studenti. Abbiamo come Comune di Milano, insieme con il CSV, un programma di promozione del volontariato tra i giovani nelle scuole, perché è un'esperienza importante da provare, che serve molto per il futuro, per crescere. Spesso nelle imprese oggi si parla di responsabilità sociale e qualche volta c'è chi la confonde un po' con una buona comunicazione, la propria pubblicità. In questo caso invece le imprese si sono giocate direttamente con una riflessione, un pensiero, un'azione molto importante, cioè è un modo di avere lavoratori e professionisti più capaci di dedicarsi, più capaci di impegnarsi, e questo oggi è dimostrato, fa bene non solo a tutti, ma fa bene anche alle imprese stesse. Quindi abbiamo dato la disponibilità a Volontari per un giorno proprio come istituzione per valorizzare, per promuovere, per metterci in gioco anche noi, e sono contento che consegneremo proprio alla fine di questa attività un attestato, cioè un segno di attenzione. Noi abbiamo dichiarato a tutti quelli che hanno sperimentato, hanno provato questa esperienza, la disponibilità del Comune di mettersi in gioco anche in maniera più partecipata e più decisa, e quindi di provare a costruire le prossime edizioni, la prossima edizione insieme, mettendo a disposizione tutta l'amministrazione comunale e quello che può dare a questa iniziativa. Expo sarà un momento molto importante per la nostra città, per tutto il nostro paese, ma anche per gli altri paesi, per i tantissimi paesi che saranno qui per 6 mesi nel 2015. Ma dovrà essere e potrà essere un'esperienza positiva se sarà vissuta da tutti, e quindi i volontari sono un modo per far sì che questa non sia solo un'esperienza tecnica o legata a dei visitatori, a chi sarà impegnato per lavorarci, ma sarà un'esperienza di tutta la città. Oggi ci sono tanti metodi anche nuovi in cui il passaparola, diciamo, si è modernizzato, pensiamo a Facebook, internet, queste tecnologie nuove che hanno aumentato la possibilità appunto del tradizionale passaparola, del parlare con i propri amici, sia quando magari si va al lavoro insieme in metropolitana o anche quando appunto si parla in Facebook o ci si comunica su internet. E il fatto che questo Volontari per un giorno abbia un sito, abbia avuto moltissime visite, moltissimi contatti, è una cosa importante perché aiuta a fare
comunicare e far passare questa esperienza a molti. Allora noi dobbiamo valorizzare sia l'esperienza tradizionale del contatto umano diretto e sia quella che utilizza le nuove tecnologie. E le nuove tecnologie sono degli strumenti, dobbiamo usarli al massimo e quindi ben venga l'esperienza appunto di Volontari per un Giorno e anche delle imprese, di chi può mettere a disposizione questa tecnologia per un fine così importante. Senza dimenticare il tradizionale, noi come amministrazione comunale stiamo promuovendo le case delle associazioni del volontariato nel nostro territorio, vorremmo averne una per ogni zona, abbiamo un'esperienza in zona 8 a Villa Schleiber, a breve apriremo anche in zona 2, in zona 5 e probabilmente in zona 1. Questi sono non tanto la sede delle singole associazioni, ma luoghi dove le associazioni si incontrano, dove i volontari fanno attività insieme, si promuovono alla cittadinanza e quindi dei luoghi nella nostra città dove il volontariato incontra la gente e dove magari si forma anche, dove si specializza, dove trova i modi per comunicare. Ecco, penso che questo potrebbe essere una rete su cui Volontari per un Giorno può trovare una diffusione e dall'altro Volontari per un Giorno può essere un modo per far conoscere questa rete che esiste 365 giorni all'anno a molte più persone, non solo a chi già le vive e le conosce.